Campionato nazionale Poker Club Lottomatica. 126 iscritti al main event che registra un montepremi totale di 108.000 euro circa. Grande protagonista Misha Margulet che oltre alla vittoria al Ladies Event guadagna il terzo posto al main. Sentiamo le sue impressioni a caldo dopo la fine del torneo durante l'intervista rilasciata a Poker Italia Web. Ciao a tutti ragazzi, siamo con Misha Margulet, terza classificata al campionato Poker Club Lottomatica, terza tappa. La mano dell'eliminazione ce la racconti? Sì, la mano K donna io, 6-7 lui, io ho vinto un po' da bottone, lui ha chiamato da grande 7-7, flop donna 6-7, poi siamo andati a restringere flop. E alla fine era stata meglio lui, non si era doppiato 5 al turn, è uscito al K, donna, niente, sono uscita così. Comunque la mano prima è stata quella che mi ha segnato. Sì, quella con K8. Sì, ho fatto una brutta lettura, facevo il dato, gli skill di tutto, ho chiamato un K8, purtroppo l'ho dominata. Comunque il terzo posto è il podio. Grande rush tra l'altro in questo fine rush, settimana. Secondo torneo di fila, secondo tavolo di fila, quindi non contenta di più. Benissimo. Anche se non si direbbe perché sono stanchissima. Noi cogliamo l'occasione per ringraziarti e salutarti a nome di tutti gli utenti di Poker Italia Web. Grazie a tutti voi, grazie per avermi seguito. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Torneo migliorato in occasione della terza tappa con 5 livelli aggiunti ad ottimizzarne la struttura. Se ne sarà certo accorto Alessandro Chiarato, il vincitore, che proprio grazie alla struttura migliorata ha potuto sfruttare al massimo le sue qualità tecniche nel gioco. Subito dopo la premiazione per la meritatissima vittoria, Alessandro ci rilascia un'intervista che andiamo subito ad ascoltare. Ciao a tutti ragazzi, siamo con Alessandro Chiarato, fresco vincitore della terza tappa del campionato nazionale Poker Club di Lottomatica. Impressione a caldo, Alessandro? Innanzitutto sono molto contento, non solo per la vittoria ma per come è arrivata, perché penso di aver giocato uno dei miei migliori tornei da un punto di vista tecnico per 2 giorni. Il terzo giorno ho sofferto un po' la pressione del tavolo finale perché ci tenevo molto a vincere e ho sbagliato qualche mano. Fortunatamente in questo gioco io sono sempre stato convinto vinca chi sbaglia di meno, probabilmente anche gli altri hanno sbagliato qualcosa e alla fine ce l'ho avuta vinta io. Molto, molto contento. Una mia impressione, ma mi pare che la pausa a cena ti abbia aiutato a ritrovare, diciamo, da un lato il mindset e dall'altra sicuramente mi sembra che sei tornato al tavolo più fresco. Sì, perché sono stato chip leader per tutto il secondo giorno e per la maggior parte del tavolo finale e verso la fine, prima della pausa cena, sono sceso molto in pitch e stavo risentendo a livello mentale, diciamo, e l'ora di pausa mi ha giovato parecchio. Va bene, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, un saluto a tutti gli amici di Poker Italia Web e alla prossima. Un saluto a voi, ci vediamo nel forum. Ok, ciao Ale. Non sono mancati come al solito i momenti goliardici. Godiamoci insieme questa mano raccontata da Giannino Carti. Lui mi ha fatto 1150, io con lui avevo un ricordo, un amico, gli voglio bene, a vita, un amico. Però lui mi ha fatto l'altra volta il torneo da 1000, io l'ho messo molto bene, lui si è seduto davanti a fianco a me, io dico io non so cosa mi stia. Lui mi ha fatto, mi fa Gianni, se faccio l'in cosa fai? Gli dico, se fai l'in faccio instant call. Lui mi ha fatto instant call, io instant call che non ho, io te lo faccio davvero. Mi sono legato a questa cosa qua, ho detto che io comando 6 e 7, poi scende l'asso, gli faccio una coppia, gli faccio io, gli faccio una mano, io gli ho fatto una coppia, cioè, pensate che lui ha fatto 5.000, gli faccio una coppia in mano e dico se gli mando l'asso che viene fuori, però non avevo nemmeno fatto i calcoli, aveva comunque un'età, quindi probabilmente era uno stack, un neck di qualche forza a me. Comunque era una questione personale di full a 3 flop. Ok. Però, Vittorio, ti voglio bene. Se impari, una volta l'ho fatta. Alla fine del torneo questo è il podio. Misha Margulet al terzo posto, con un premio di 19.900 franchi svizzeri. Al secondo posto Salvatore Mongiovì, 32.300 franchi per lui. Al primo posto Alessandro Chiarato, che incassa la prima moneta del torneo, pari a 46.609 franchi. Per oggi è tutto. Un arrivederci alla prossima da Poker Italia Web.